Io rispetto sempre tutte le regole, sono sempre disciplinato. Sono le altre persone che sono caotiche e indisciplinate. Oh, come posso fare? Vorrei che tutti fossero perfetti come te. Perché lo vuoi? Perché non è possibile che io sia sempre l'unico a rispettare tutte le regole. Gli altri non lo fanno e rovinano tutto il mio impegno. È pesante, vero? No, assolutamente. Io non vorrei mai essere al comando, ma ci finisco per forza, perché sulla Terra nessuno si impegna un minimo per raggiungere la tua perfezione. Io invece ci metto tutta la mia forza. È il lavoro di una vita. Stai dicendo che io non faccio bene il mio lavoro? No, assolutamente. La gente sulla Terra non fa un minimo per raggiungere la tua perfezione. Ringraziamo la nostra Erika per aver interpretato magistralmente le caratteristiche dell'eneatipo numero 1 e adesso ci caliamo nel profondo, nel vivo del carattere con precisione e attenzione millimetrica per ogni singolo dettaglio, proprio come farebbe un eneatipo numero 1. Partiamo dalla scheda riassuntiva che per sommi capi ci illustra il funzionamento di questo carattere. Vediamo quindi che la passione dominante dell'eneatipo numero 1 è l'ira, la sua fissazione mentale è il risentimento e la virtù la tolleranza. L'idea sacra è la sacra perfezione, l'immagine ideale è quella di essere buono e corretto, mentre la paura è quella di essere giudicato e condannato e il meccanismo di difesa è la formazione reattiva. Iniziamo con il dire che l'eneatipo numero 1 viene al mondo con l'idea sacra della sacra perfezione, appunto. Ma dopo la disconnessione, che come abbiamo visto avviene non appena veniamo al mondo, l'ego e l'essenza si separano e l'ego in qualche modo usurpa questa idea sacra di perfezione e la fa sua. In questo modo cosa accade? Succede che cerca una perfezione irraggiungibile dentro e fuori di sé, ripercorrendo in modo allucinatorio quella vera, sacra e autentica perfezione che è già spalmata in ogni luogo e in ogni dove. Chiaramente l'ego, conoscendo solo le cose che giacciono sulla linea orizzontale, ovvero le cose del mondo materiale, non può giungere alla comprensione profonda della sacra perfezione che invece proviene dalla linea verticale e una volta compresa profondamente ci fa comprendere di quanta perfezione esista già nel mondo e quindi anche dentro noi stessi. L'eneatipo numero 1 viene detto anche il carattere raddrizza banane, per così dire, e questo perché in maniera un po' burlesca ricorda colui che andando in giro a cercare il difetto in ogni dove vuole sempre raddrizzare qualcosa che per lui è sbagliato, è storto, cercando di portare la perfezione che ha in testa là fuori. E questo tentativo costante e perpetuo di cercare perfezione, di portare perfezione laddove non riesce proprio a vederla, produce nell'eneatipo numero 1 una fortissima rabbia, un fortissimo risentimento interiore. Possiamo affermare proprio che questa rabbia sorge laddove l'eneatipo numero 1 dice no alla vita. Da quando dice che ciò che la vita gli sta donando è sbagliato, è imperfetto e vuole apportare quel miglioramento che esiste solo nella sua testa, dentro di sé avviene questa esplosione di rabbia. Di solito però quando pensiamo alla rabbia ce la immaginiamo come una qualità esplosiva e chiaramente visibile. Nell'eneatipo numero 1 invece non è assolutamente così. Si tratta di una rabbia repressa e non percepita assolutamente dalla persona che indossa questo carattere. Per contro questa rabbia è percepita anche troppo bene dalle persone che stanno attorno all'eneatipo numero 1 e vedremo perché. Va da sé che la virtù che deve perseguire l'eneatipo numero 1 è quella della tolleranza, come si è visto, che gli permette di giungere a quella serenità in grado di accogliere qualsiasi cosa si presenti, qualsiasi persona ed essere in pace con se stesso e con gli altri. C'è da dire tuttavia che la tolleranza non è qualcosa che si può praticare così artificiosamente. La vera tolleranza si manifesta solo quando possiamo e
ci concediamo di integrare le nostre parti ombra. Allora quella frattura e quell'attrito interiore cominciano a scemare, a sciogliersi da sé e lasciano che emerga la tolleranza in modo davvero autentico.